The summer is mine. Stazione 41 ti porta la musica dal vivo in onda. Arriva 41 Live Summer. Musica ed interviste a tutti i musicisti. 41 Live Summer. La musica che sa d'estate. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. E gli ultimi sorsi, un po' di fischi per le cuffie che sono alte, sicuramente le abbasseremo. Gli ultimi sorsi d'acqua e poi l'ultimo sorso dalla bottiglietta, la cantante è pronta. I cantanti, gli strumentisti, lo stesso. Benvenuti a 41 Live Summer, come ogni giovedì dalle 21 alle 22. 41 Live Summer è un programma che va in onda su Stazione 41, che potete ascoltare sulla nostra app, ma in questo momento potete anche vedere sulla pagina di Facebook. Quindi se aprite la pagina Facebook di Stazione 41 potete vedere anche a distanza quello che accade questa sera all'interno di Stazione 41. Benvenuti a questo gruppo giovanissimo che si chiama Why Not, un gioco di parole. Why Not, vero? Sì. Wine si scrive vino, esatto. Notte sarebbe letteralmente no vino, ma in realtà significa perché no. Sì, diciamo che l'idea è partita da quello. Aspetta che ti passo il microfono, così ecco, mi intrecciamo un po'. L'idea è partita da una serata in cui abbiamo proposto tra noi di creare questo gruppo mentre bevevamo del vino e abbiamo detto quindi perché no. Ah, perché no, quindi wine, vino, notte, no, perché non vino, perché no. Non ho capito, ma è la stessa cosa, non fa niente. Anche eravate un po' sbrilli, un po' brilli. Sì, può essere. È possibile, è possibile. Allora, vogliamo iniziare subito a cantare, a suonare? Come no. Suoniamo con un brano, incominciamo, anzi, tu come ti chiami? Vittorio. Vittorio. Tu ti chiami? Francesco. Chi è frontman? Francesco. No, Francesco. Tutti. Non ci sono. Francesco? Vabbè. L'unica donna, che adesso vado da lei perché chiaramente bisogna che sento la sua voce, si chiama? Claudia. Claudia, tu che fai nel gruppo? La corista. La corista. Sostegno. Tu suoni, non suoni? Non suono. Sostegno? Sostegno. Sostegno morale? Sì. Psicologico? Anche. E vocale. Vabbè, allora, a prescindere da tutto questo, poi dopo vado dal batterista, ecco, tu chiami? Carlo. Carlo, lui? Marco. Lui è alle tastiere, non lo vedete direttamente, chi ascolta la radio non lo vede, ma chi vede Facebook e la pagina di Facebook sicuramente vedrà la formazione dei Why Not. Incominciamo a suonare, incominciamo con questo De Marco, perché che in realtà sembra italiano, ma in realtà non lo è affatto, è cantante, compositore canadese, che il suo nome originale è Mac Brier Samuel Lennon. Hai visto? Sono bravo, mi sono informato. Sono preparato, sono bravo, vengo preparato. Il brano. Freaking Out the Neighborhood. Andate, Why Not? 41 Live Summer, buon ascolto, buon divertimento per tutti coloro che in questo momento ci guardano al di fuori della nostra emittente. Ah, potete andare, io posso anche continuare sulla base vostra. 1, 2, 3, vai, vai. When you're first
up to no good. It starts freaking out the neighborhood. Eccoci, volevo ringraziare Federico Isidori che da molto tempo non frequenta oramai la regia, ma adesso è ritornato, quindi siamo alla grande, possiamo dare Cinzia Carlo che è andata via e nel frattempo si è alternata con Frank al volante che resterà anche dopo fino alle 12, mezzanotte con la follia delle donne. Voi restate qui fino a mezzanotte, vero? Sì, sì, è concordato. Potremmo, sì. Parlo con te che è meglio, è la voce più bella degli altri, dai, parlo con te. Allora, okay. Dimmi come si è formato questo gruppo. In realtà, per caso, vorrei lasciare la parola più al solista, perché lui... Ma no, no, io parlo con te. No, io sono arrivata in ritardo, mi hanno accalappiato quasi alla fine, quindi sono l'aggiunta finale. Allora tu dici che dovrei parlare con lui, sì. Ma non è bello però, dai. Vabbè, dai. Vabbè, vado da lui, così mi faccio dire quando è cominciato a... quando vi siete formati? Ma circa un mesetto fa in realtà, quindi non è molto, cioè è abbastanza recente la formazione. Scusa, un mesetto fa si sono formati, tu sei arrivata ieri? Praticamente sì. Praticamente sì. Quasi, quasi. Ma come vi siete incontrati? In realtà siamo tutti amici tra noi, quindi... Come i Beatles, insomma, sui banchi di scuola? Sì, più o meno. Più o meno. Con un po' meno talento, però dai. Ma questo c'è da vedere, dai, vediamo, c'è da vedere, vediamo. C'è da sentire, c'è da vedere. O forse di più, secondo Carlo. Ma che genere musicale preferite? Ma è interessante perché ognuno in realtà c'ha un genere suo predefinito, quindi abbiamo trovato dei punti di incontro che ci hanno permesso di fare poi questa scaletta che sentiremo. Sì, è molto varia questa, sì, questa selezione. C'è un brano dei Beatles, c'è un brano di Elvis Presley, anzi mi raccomando restate qui davanti perché c'è la bella musica, musica che forse non tutti conoscono ma che è una bellissima musica. Vado dal batterista, come no? Che ha voglia di parlare e poi magari facciamo il secondo brano. Allora dimmi tu come sei intervenuto e che genere ti piace a te. Ma guarda, io principalmente metal e rock, quindi ognuno qui viene da un background abbastanza diverso, però abbiamo notato che sarebbe stato divertente incrociarci tra noi e vedere, insomma. Avete mai pensato di fare dei brani vostri inediti? Ma sì, però ancora appunto... Ancora da un mese a questa parte ancora non ci riuscite, insomma, ancora ci deve essere. Vado dal tastierista, poi vado dal chitarrista. Tu fai parte lo stesso del gruppo, sempre dall'origine o sei intervenuto dopo, come la cantante? No, io sono un membro fondatore del gruppo, mi accaparo questo diritto. Anche tu eri Brillo quando avete scelto il nome Why Not? Ma in realtà ha il suo senso, perché Why Not è perché non dovremmo farlo, però dato che stiamo bevendo un bicchierino ho detto perché no, il vino Why Not, dai, ce l'ha un suo senso. No, ma è giusto, è un gioco di parole, indubbiamente, molto carino. Vado al chitarrista e poi passiamo al secondo, preparate il secondo. Tu anche tu sei il socio fondatore? No, sono arrivato in seconda parte, mi ha chiamato Francesco e mi sono unito subito. Ha fatto provino, ha detto va benissimo. Ma sì, abbiamo fatto un provino veloce. Da quanti anni è che suoni la chitarra? Da qualche annetto, ho iniziato, c'ho 10 anni, quindi. Qualche annetto, insomma, adesso ce n'hai 11-12. È giovanissimo. Sono giovanissimi, per chi non ci vede, questi ragazzi sono giovanissimi. Il più giovane è? Chi è il più giovane? Lui. Quanti anni hai? 22. Allora, ieri che hai iniziato a suonare la chitarra. Allora, andiamo con il secondo brano, che è un brano dei Cooks. Yes. Cooks, che è un gruppo inglese. Può essere definito come un gruppo indie, sì, di musica un po' elettronica, così facciamo così, rock elettronica, indie rock, esattamente, bravo, vedi, hai individuato e ha qualificato The Cooks. Quindi andiamo con Junk of the Heart. Junk in my mind, so hard to leave you all alone.
you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel light at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. The Cooks, bravissimi. Un applauso a questi ragazzi, meritatissimo, perché sono bravi, hanno suonato una canzone. Non è facile cantarla e suonarla, vero? Abbastanza. Tra l'altro questo album, che è uscito nel 2011, è stato considerato tra i migliori 200 album del 2011, quindi è un genere pop, più si avvicina più a pop che un indie pop, diciamo. Bene, adesso subito un altro brano che è magnifico, dei Beatles, Come Together. L'originale titolo, non so se lo sapete, era Let's Get It Together. È firmata da John Lennon e McCartney, come quasi tutti i brani dei Beatles, ma in realtà questo brano è composto da John Lennon. Uscì in Gran Bretagna come singolo, lato A, Come Together, e lato B, Something, di George Harrison. Che vi devo dire altro? Abbiamo altre notizie, possiamo parlare tranquillamente di questo brano per molto tempo. Vuoi che parli tu del brano? No, lasci a me parlare. Lascia a te. Va bene. Adesso lo sentiamo, allora. Lasciamo perdere quali sono le origini di questo brano, scritto da John Lennon per il governatore della California, candidato del governatore della California, che era Leary, ma che è stato battuto da Ronald Reagan, e poi John Lennon modificò il testo e Leary disse: ma perché? Scusa, questo brano era per me, per la campagna elettorale, adesso perché tu hai cambiato il testo? In realtà John Lennon, con la sua ironia e con dalla sua altezza, così possiamo anche definire, così disse: e io sono un sarto, tu mi hai chiesto un vestito, io te l'ho fatto, adesso tu il vestito non hai più bisogno, io mi riprendo il vestito e lo adatto a qualcun altro. Questa è stata la giustificazione di John Lennon per cambiare completamente il testo e adattarlo a una canzone dei Beatles. Come Together, Why Not? Thank you.
together. Bravi, un applauso a questi ragazzi, perché questo non è facile nemmeno da suonare. Tra l'altro, tu che sei un appassionato di rock and roll, sai benissimo che questo brano era originariamente, aveva un ritmo diverso da questo, trascinato, questo ipnotico. Era un brano di rock and roll, originariamente, perché così l'aveva concepito John Lennon. Poi è arrivato Paul McCartney che ha voluto attribuire un ritmo di basso molto incisivo a questo brano, trascinandolo, rendendolo ipnotico. Tra l'altro c'è anche un'accusa di plagio nei confronti di questo brano da parte di Morris Levy, che è l'autore della musica di Chuck Berry. Ha trascinato John Lennon in tribunale, anziché pagare una sanzione, come sanzione venne applicata l'obbligo di incidere come ammenda, l'obbligo di incidere tutti i brani di Levy da parte di John Lennon, che è contenuti, sono contenuti nell'album del 1975, Rock and Roll. Adesso c'è un altro brano che è molto bello, Walking and a Dream. Tu mi devi dire, hai fatto scuola di canto? Sì, ho fatto... Così non ci inganni, se no. No. L'ho fatta. Quanti anni hai studiato? 6-7. Dove? A Fermo? No, ad Ascoli Piceno. Brava. Adesso vado dal pianista, se no è geloso, perché sempre da te. Allora, vediamo. Tu hai studiato? Ho studiato. Cosa? Hai studiato. Hai fatto le scuole elementari, le superiori? L'università. L'università. Tra l'altro, lui è il figlio, non so se Frank al volante lo sa, ma vabbè, dopo lo diciamo chi è il figlio di un nostro carissimo amico, anche speaker di un'altra radio privata. Hai studiato musica? Sì, ho studiato piano durante la prima adolescenza, dopo sono andato alla batteria per poi tornare al pianoforte. Quindi... Ah, sei partito con la batteria? No, sono partito dal piano, ho virato verso la batteria per poi tornare al piano. Sì, quindi adesso suoni il piano perché la batteria c'è lui, quindi non lo tocchi assolutamente. Però ti corregge quando suona la batteria lui, visto che lui è... Ma guarda, lui è molto modesto, in realtà... Sì, fa i suoi numeri, ecco. Fa i suoi numeri con il piano? Anche con la batteria. Con la batteria. Vabbè, allora, suonate ragazzi, 41 Live Summer in diretta giovedì sera dalle 21 alle 22, poi chiaramente questi ragazzi rimarranno ancora qui dalle 22 alle 24 con La Follia delle Donne, con Ezio Giusto, Chiara Bellabarba, Beatrice Bellabarba e Frank al volante. A te il microfono, frontman. Talking to myself, will I see you again? We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. On and on and on, we are calling out, out again. Never looking down, just to know what's in front of me. It's searching for the thrill of it. On and on and on, we are calling out, out again. Never looking down, just to know what's in front of me. We'll be right back.
catch me, I'm falling down. Don't stop. Walking on a Dream, Empire of the Sun, australiani. Un brano che è stato composto da questo gruppo australiano nel 2008. Vediamo chi sa quando è arrivato a successo e perché è arrivato a successo. Qualcuno fuori lo sa? Questo brano? Tu sai perché è arrivato perché a successo? Non lo so, dico 2010? 9. Sette anni dopo, 2016 credo che sia, per una pubblicità americana, perché è stata la colonna sonora di una pubblicità americana dell'Honda Civic. Dopo sette anni è riuscito ad avere successo ed arrivare alle vette delle classifiche degli Stati Uniti d'America. Bravi ragazzi, questo è un bellissimo brano. E adesso andiamo in Inghilterra. Ah, vi scambiate? Ah, vi scambiate il basso? Ah, lui suona il tasterista, suona anche tutto. Il basso? Sì, lui suona tutto? È un eclettico, Ah, bravissimo. Assurdo, sì. Allora potrebbe fare un disco da solo, tra batteria, piano. Sa pure cantare. Allora ti facciamo cantare. Tu invece adesso canterai soltanto questo brano, perché il brano è del gruppo inglese, è stato pubblicato nel 2013, degli Arctic Monkeys, si intitola One for the Road. Quindi solo tu alla voce e il in due. Senti, una curiosità, bisogna un attimo che vengo da te per togliermi questa curiosità. Come ti è venuto pensato a mettere una voce? Non perché è una cattiva idea, non volevo dirne questo, ma come ti è venuto pensato a mettere una voce femminile che completa completamente la tua voce? In realtà è capitato per caso, non l'ho deciso io, ma è successo e basta, quindi... Quando deve succedere, succede, esatto. No? Quindi, però tu hai la voce bassa e lei ha la voce molto più squillante, quindi completa la canzone, il tono della tua voce, il brano che andate a cantare. Brava la ragazza, che l'avete scelta, avete fatto le selezioni, è la fidanzata di qualcuno, adesso voglio entrare nel personale. Sì, di qualcuno, non mia specificando. Di qualcuno, allora ho capito, tra i gelosi. Se qualcuno tu se sei sente. Geloso? No, lui non è geloso. Ah, di qualcuno no, del gruppo volevo dire. Sì, vabbè, basso, tocca a te. Vai, abbiamo individuato. L'unico geloso, vai. One for the road. Hoo-hoo. One for the road. Hoo-hoo. From the bottom of your heart, the relegation zone. A sound is coming from the start. The shake, rattle and roll. The cracks in blackout blinds cast patterns on the ceiling, but you're feeling fine. I thought it was dark outside. I thought it was dark outside. So we all back to yours and you sit and talk to me on the floor. There's no need to show me room, baby. I feel like I've been here before. And I've been wondering where the later when you tell everybody to go. Where you put me one for the road. The cards. I knew you wouldn't fold. A sight is coming from the start. The shake, rattle and roll. So we all back to yours and you sit and talk to me on the floor. There's no need to show me room, baby. I feel like I've been here before. And I'll be wondering whether later when you tell everybody to go. Will you put me one for the road? And the mixture hits you hard. Don't get the sinking feeling. Don't fall apart.
top tune guitar soundtrack to disaster. Eccoci qua, ritornati in diretta su Stazione 41. Il batterista suda perché chiaramente qui fa caldo. Aspetta, prima di sederti come alla tastiera, mi dici come fate a scegliere questi brani? Qual è il criterio per scegliere questi brani musicali? Allora, il criterio fondamentale è l'esclusione di quelli che non ci piacciono, essendo tanti. Se c'è un brano che non convince tutti, viene automaticamente eliminato, quindi il primo che convince tutti quanti entra nella lista. A te che musica piace suonare più che... Allora, al batterista abbiamo detto che piace il rock and roll. Allora, alla batteria anche a me è più rock, ma perché è proprio più divertente a suonare la batteria. Mentre al piano, non so, anche in realtà studi classici, cioè paradossalmente, anche Chopin, per dire. Beh, è un intervallo di musica enorme, dal rock and roll alla musica classica. Sì, ci sono generi che proprio non ascolterei mai nella vita, però... diciamo che sulla maggior parte dei generi condividiamo, non abbiamo grossi limiti o cose. Che strumenti suoni, oltre al pianoforte, la batteria, basso, la chitarra ci hai provato mai? Sì, ma giusto a livello di accordi, così per fare il falò. Quindi anche la chitarra suoni? Sì, ma male, cioè, questo è il fatto. La chitarra suoni. Canti pure? No, mai. Allora diamo la voce alla cantante, giusto per farlo ingelosire un po' il tastierista, scusami. Tu invece quali sono i generi che preferisci cantare? Blues. Ah, ma qui siamo tra rock and roll, blues, pop, vari generi. Sei pronto? C'hai qualche problema di chitarra? Ci siamo. Va bene? Va bene così alla regia. Grazie, Frank. Allora, il prossimo brano, andiamo in Norvegia. Dopo l'Australia, l'Inghilterra, eccetera, eccetera, arriviamo in Inghilterra con Mistred Kings of the Convenience. Questo è un gruppo che fa dell'indie folk. Avete scelto questo brano perché a chi piace questo brano? Beh, un po' a tutti, dai. Un po' a tutti, a te ti piace il folk, non mi pare, eh? Ah, sì, dai. Anche tu, sì, dai, non è che sia una cosa... Sono molto aperto, no? Sei molto aperto, molto democratico. Ma senti, litigate quando fate le prove? No. Mai visto un gruppo che non litiga. Vabbè, a te la voce, why not, su Stazione 41, su sabato 41, no, questo 41 Live Summer, anziché sabato, oggi è giovedì, dalle 21 alle 22. Poi vengo da te, chitarrista, ti faccio parlare un po'. I'm doing cold, easily be understood. Cynical to me now, one of us misread. What do you know? And I found again. Friend
it's not me. You do it as a guest somewhere. Somehow you notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Bravi, bravissimi. Un applauso a questi ragazzi. Grazie. Che si sono formati e si sono riuniti soltanto da un mese, 30 giorni è pochissimo per avere un'intesa così molto, molto bella. È molto interessante anche quello che sarà il futuro. Speriamo che possiate anche comporre qualche brano vostro tra il pop e il rock and roll. Adesso la scelta aspetta a... tutti quanti insieme. Sì, vabbè, è collegiale la scelta, vabbè, è inutile che ritorno a sentirvi. Allora, adesso c'è un brano fantastico del 1985, un brano che ha dato la popolarità a un gruppo norvegese, quindi ritorniamo in Norvegia, si chiamano gli Ha-Ha e il brano è Take On Me. Addirittura ha venduto 6-7 milioni di copie questo disco e nell'arco di quasi 15 anni o 20 anni, 25 anni, questo gruppo ha venduto 100 milioni di copie. Poi, ahimè, si è sciolto nel 2010. Ti piace questo brano? Tu che mi guardi, sì, mi piace. E sorridi? Sì, mi piace. Tu hai studiato? Chitarra? Sì, qualche volta. Sì. Qualche volta ha studiato. Lui è qualche volta, non è un grosso studente. Ma come ti è venuto in mente di suonare la chitarra? Qual è, perché è stata la tua passione la chitarra? Allora, il giorno preciso non lo so, però penso guardando un artista di strada, penso. Suona la chitarra, da lì ho detto voglio suonare la chitarra. E da lì non ti sei più mosso? Solo chitarra? No, anche qualcos'altro, sì sì. Che suoni anche? No, qualcosa che viene con la tastiera, un po' di batteria, così. Vabbè, quindi potete anche girare, fare il giro tranquillamente. Tu vai alla tastiera, il tastierista viene alla chitarra, il cantante lo tagliamo fuori perché canta, cioè... c'è lei, il basso lo suona il tastierista, quindi possiamo tranquillamente farne a meno. Adesso frontman, come hai scelto questa canzone Take On Me? Allora, questa in realtà non l'ho scelta io, ma l'ha scelta Marco, credo. E niente, abbiamo preso una versione acustica che era fatta apposta per questa serata. E tutto. L'avete provata? Vi è piaciuta? È andata benissimo? E quindi ce la... adesso lo sentiamo. Esatto. La sentiamo. Beh, rispetto a quello che avete suonato, se sono andate benissimo quelle precedenti che erano difficili, questa come versione acustica, che tra l'altro è anche impegnativa, però potrebbe andare bene lo stesso. Vi sentiamo? E siamo qui apposta. Perfetto. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your lover, okay?
Inconfondibile voce di Morten Harket, il cantante degli A-ha, bisogna dirlo, no? Ma lui la interpreta molto bene questa versione acustica. Bravo, complimenti. Grazie. Gli applausi non li ho sentiti, se fate un po' d'applausi, grazie, ecco. Noi siamo qui dal vivo, quindi vorremmo un po' d'applausi per questi ragazzi di incoraggiamento, giusto? Di incoraggiamento. E poi un brano famosissimo, lo facciamo subito, lo introduciamo subito. Arriva dai Maroon 5, Sunday Morning. Interpretato in versione acustica dai Why Not. Perché no? Perché no? Vai, perché no? Giusto. Yeah.
Ecco, considerato che comunque mancano soltanto 10 minuti e sono bravissimi e vorremmo finire il loro repertorio, la scaletta di questa sera, anche se comunque dalle 22 alle 24 voi rimanete qui, tu rimani qui, incomincia a toglierti la maglietta perché fino a mezzanotte dimagrisci di 10 kg, non ti preoccupare. Io vorrei parlare pochissimo, quest'altro, un altro brano, andiamo in Belgio, da questo grande artista etichettato come pop art. Adesso ve lo suona, poi vi dico come si intitola, ma tanto lo riconoscerete sicuramente. Ecco, sta cercando il testo. Intanto vi ricordo che siete su Stazione 41. Potete ascoltare Stazione 41 dall'app che potete scaricare dal vostro cellulare, dalla nostra web radio, e potete vedere l'appuntamento di questa sera e sentire l'appuntamento anche sul nostro podcast, sulla stazione, sul sito di internet di Stazione 41. Oggi, questa sera, è sulla pagina di Facebook, quindi potete anche rivedere la pagina di Facebook Stazione 41. Sei pronto? Sto andando avanti parlando, ma parlo così, giusto per prendere tempo. Allora vai con il brano di Gotti e Kimbra. Then I think of when we worked together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's, yeah, I can still remember. Certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we find that we could not make sense, where we say that we'd still be friends, but I admit that I was glad it was over. Bravissimi, difficile, eh? Difficile la tua parte, ma soprattutto difficile la sua.
brava, complimenti, complimenti, almeno ti hanno lasciato un po' di spazio per cantare da sola, insomma, no? Sì, sì, no, mi hanno dato il contentino, no? Dai, incomincia a dare le gomitate a questi ragazzacci. Ci ho provato, adesso magari la do a cazzotti. Ecco, scegli una canzone tu soltanto femminile e poi dici adesso la canto soltanto io, voi mi accompagnate. Ma sì, ma lo faranno sicuramente. Per forza, con le buone e con le cattive. Andiamo avanti con 41 Live Summer. Arriviamo al brano che avete scelto, Little Talks. Ci siamo? Ah, Dancing in the Moonlight. Scusami, perdonami, è il numero 10 della lista. Anche perché mancano 5 minuti, poi dovremmo chiudere l'appuntamento, ma non con questa. Io volevo chiudere con Elvis Presley. Poi vediamo, pure scegliete voi, fate quello che volete. Sei pronto per cantare? Il frontman non è ancora pronto. Vabbè, mi fa da base, perfetto. Fai, continua. Io nel frattempo continuo a parlare, continua a farmi la base con la chitarra. Why not? Sì, beh, certo. Io intanto vi presento ancora una volta per coloro che vogliono ascoltarvi nuovamente. Voi avete un sito? E io parlo con lei perché sto più vicino a lei. Allora, ancora non è pronto, però a breve lo avremo. Però abbiamo la pagina Instagram. Quindi, Why not band? Però non possono ascoltare sulla pagina Instagram le canzoni. Le metteremo anche quelle. YouTube? A breve. A breve, allora, abbiate un po' di pazienza che questi ragazzi si sono formati un mese fa, quindi stanno preparando le pagine. Aspetta che arrivo da te. No, la pagina Instagram è stata formata ieri sera. Allora è troppo giovane, è troppo presto. Vabbè, allora la prima fotografia è quella di Stazione 41. Adesso faremo le foto insieme alla regia e tutti quanti. Se sei pronto puoi andare? Voglia di suonare anche a me con questa bellissima musica. Bravi, un applauso a questi ragazzi giovanissimi, da un mese soltanto, è una cosa fantastica. Mai sentito un gruppo che dopo un mese... Tu ancora senti caldo, vero?
Lui sempre caldo. Senti, io volevo finire, volevo terminare l'appuntamento, sono le 22, ricordo sulle note, anzi fammi un po' la base, poi attaccate subito l'ultimo brano. Io utilizzo te che c'hai la chitarra in modo... Perfetto. Abbiamo terminato anche questa sera con il 41 Live Summer, ci ritroveremo giovedì sera dalle 21 alle 22. Io lascio il microfono a Zio Giusse e a Chiara Bellabarba con la Follia delle Donne. I Why Not restano ancora qui per suonare e cantare con voi in diretta su Stazione 41, programma che potete ascoltare sulla nostra app ma anche sul podcast di Stazione 41, ovviamente sulla pagina di Stazione 41 Inter. Volevo concludere come Elvis Presley concludeva, come ha concluso gli ultimi suoi 4 concerti, con questo brano Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, interpretata dai Why Not questa sera 41 Live Summer. Grazie a Frank al volante, grazie a Isidori alla regia, grazie a Foxy da remoto. Su Facebook ci siamo? No, tu continua, non mi lasciare da solo. Continua. E ci sentiamo giovedì con tutti i radioascoltatori, sempre con il live 41 Live Summer. Buon ascolto, buon divertimento e come al solito, buona musica. Stazione 41 ti porta la musica dal vivo in onda. Arriva 41 Live Summer. Musica ed interviste a tutti i musicisti. 41 Live Summer. La musica che sa d'estate.